Lascia che sia fiorito, Signore, il suo sentiero. Quando a te la sua anima e al mondo la sua pelle dovrai consegnare, quando verrà il tuo cielo, laddove in pieno giorno risplendono le stelle. Paola Turci e Gino Castaldo nello spettacolo Il tempo dei giganti per l'estate in fortezza, che entra così nel vivo. Un viaggio tra musiche e parole ispirato al libro dello stesso critico musicale Il cielo bruciava di stelle, la stagione magica dei cantautori italiani per celebrare il triennio d'oro della musica italiana con pezzi di Dalla, Battiato, Guccini, De André, Battisti, Daniele e tanti altri. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dir che la pensione è davvero importante. È stata un'idea proprio venuta un po' chiacchierando, immaginando progetti. Allora la domanda era: c'è stato un momento nella storia della canzone italiana che ha qualcosa di speciale, di irripetibile? E senza dubbio c'è, ci siamo risposti, esiste un periodo, diciamo intorno al 1980, quegli anni lì, in cui è successo veramente qualcosa di incredibile. È stato un momento unico, purtroppo irripetibile, sarebbe bello che invece, e chissà che magari un domani lo sia, in cui quelli che noi abbiamo chiamato i giganti, cioè i massimi esponenti della canzone italiana, erano tutti attivi nello stesso momento e stavano producendo alcuni dei dischi più belli della storia. Quindi noi raccontiamo quei tre anni che hanno effettivamente una... E da lì proprio dall'idea di farlo poi in questa forma, speriamo un po' originale, che è quella di mischiare il racconto, i video, facciamo anche vedere loro, i giganti, e Paola che sta dimostrando una capacità di interpretare questi capolavori assolutamente sbalorditiva. Viva l'Italia, l'Italia che non muore.